Signori, buonasera a tutti, vi ringrazio molto di essere intervenuti a questa, non mi ricordo più che numero di lezioni, la terza lezione, credo. La terza lezione sul testo di Ralph Soloveitchik, che è stato recentemente tradotto in italiano, La solitudine dell'uomo di fede. Ringraziamo ancora una volta Rav Laras e Vittorio Robiati Ben Daud per questa opera importante che hanno compiuto nel tradurre in italiano questo testo. E siamo arrivati alla fine, alle ultime battute del primo capitolo. Vi ricordate come inizia questo libro? Su che base è costruito? Abbiamo visto che esistono all'inizio del libro di Bereshit, all'inizio della Torah, due diversi racconti circa la creazione del mondo e in particolare la creazione del primo uomo. Questi due racconti hanno dato, soprattutto in epoca moderna, adito a interpretazioni secondo cui la Torah sarebbe in realtà un agglomerato di fonti diverse, di diversa provenienza e di diversa ottica. Su questa, costruita appunto su queste, sulla base di queste apparenti discrepanze, è la teoria documentaria, elaborata a partire dalla metà del Settecento. Il protagonista è un certo Wellhausen, il quale sostiene in effetti che esistono almeno due fonti diverse, in realtà sono di più, due fonti diverse alla base del libro della Genesi, che vengono identificate con i due nomi divini che secondo questi autori sono state rispettivamente adoperate. La fonte E, che predilige il nome Elohim, e la fonte J, che predilige il tetragramma Yud-Hei, Vav-Hei. In effetti, se andiamo a vedere i primi due capitoli di Bereshit, troviamo che sono adoperati due nomi divini diversi. Nel primo capitolo è utilizzato il nome Elohim, nel secondo capitolo è utilizzato, accanto al nome Elohim, è utilizzato il tetragramma. Sì. Questa è la teoria moderna che smonta la Torah come un meccano. Abbiamo visto anche quali sono le principali idee, cioè che una sarebbe una fonte babilonese, l'altra sarebbe una fonte cananea, scritte in epoche diverse, che riflettono appunto ideologie diverse. Il mondo ebraico ha in genere reagito a questa, chiamiamola, provocazione, naturalmente ribadendo l'unità di fondo del testo della Torah, e ha elaborato tutta una serie di costruzioni diverse per dimostrare il perché, nonostante la Torah sia un unico testo, abbia ricorso qui a due diversi racconti della creazione. Ed è questa la base del testo di Soloveitchik, di Rav Soloveitchik, che stiamo studiando. Addirittura il professor Cassuto aveva accennato al fatto che ha scritto un intero libro che si intitola La questione della Genesi, scritto negli anni 30, forse addirittura prima, in italiano, un testo che ha, diciamo, costituisce tuttora una pietra miliare nella filologia biblica, in cui dimostra che la teoria delle fonti è totalmente infondata. Scusate il gioco di parole. Non ci soffermiamo su questioni di filologia biblica, ma prima di tornare al testo di Rav Soloveitchik, volevo accennare ad altri tentativi o ad altre proposte che sono state fatte nel mondo ebraico ortodosso per conciliare questi due racconti e per spiegarli alla luce di una visione unitaria del testo della Torah. Alcuni anni fa, un certo Rav Zvi Grumet ha pubblicato su Tradition, che è la rivista del Journal of Orthodox Jewish Thought, il pensiero ebraico ortodosso americano, e la rivista del Rabbinical Council of America, a tutti gli effetti, un interessante articolo che si intitola The Ideal and the Real, l'ideale e il reale. Secondo questo autore, i due capitoli iniziali della Genesi, che descrivono la creazione dell'uomo in modo diverso, vogliono
convogliare un certo messaggio. Secondo la sua tesi, il primo capitolo, che tutti quanti conosciamo, è un capitolo che presenta la creazione del mondo e dell'uomo in modo ben ordinato. 6 giorni, al termine di 6 giorni è arrivato lo Shabbat, in ciascuno di questi giorni Dio ha creato ordinatamente qualche cosa. Varrebbe la pena anche qui di fare un'analisi molto particolareggiata, ma non la faremo, o la rimandiamo ad un'altra volta. Secondo questo autore, il primo capitolo di Bereshit rivela che non c'è nessuna acrimonia, che non c'è nessuna trasgressione, non c'è l'albero della vita e della morte, ma non c'è neanche alcuna interazione fra l'uomo e Dio. È una descrizione della creazione assolutamente asettica. In contrasto con questa arriva il secondo capitolo della creazione, che una delle volte scorse abbiamo letto, vi ricordate, in cui l'ideologia sembra completamente diversa, nel senso che nella seconda versione manca, a differenza della prima, qualsiasi piano, qualsiasi ordine o direzione. Non solo, ma a differenza del primo racconto, dove quasi al termine di ogni giorno della creazione è scritto Vayare Elohim Kitov e Dio vide che era cosa buona, qui non c'è nessun giudizio positivo dato dalla divinità. La tesi di questo autore è che chi ha scritto la Torah, ed è una persona, fra virgolette, soltanto, ha usato entrambi i racconti per distinguere un piano ideale da un piano reale. La sua idea quindi è che esiste una duplicità implicita nel creato. Dio avrebbe voluto che il mondo fosse ordinato, ma in qualche modo è andato, qualche cosa è andato storto, o forse doveva andare storto, chiamiamolo così, per cui è subentrato il secondo racconto per spiegare il perché il mondo che abbiamo sotto i nostri occhi non è quello ideale rappresentato nel primo capitolo. Il Kitov, il Dio vide che era cosa buona, è stato sostituito con qualcos'altro. Qualcosa non è andato evidentemente per il verso giusto. E quindi il rapporto fra Dio e l'uomo è presentato in due modi completamente diversi. Come a dire, il mondo avrebbe dovuto essere una cosa, ma di fatto è stata un'altra. È un messaggio evidentemente molto importante. Nel frattempo dobbiamo pensare che l'uomo ha maturato una propria partecipazione. Nel primo capitolo l'uomo compare soltanto alla fine, vi ricordate? Nel primo capitolo l'uomo compare soltanto alla fine. Praticamente non esiste un contributo dell'uomo al creato, se non negli ultimi versetti. Nel secondo capitolo invece il contributo dell'uomo è centrale, pur con tutti i suoi limiti, le sue trasgressioni, perché fa parte integrante di questo secondo racconto anche naturalmente quello che riguarda il cosiddetto peccato di Adamo ed Eva, dove l'uomo in qualche modo, pur sbagliando secondo la sua natura, evidentemente ha dato il suo contributo fattivo al progresso del mondo. E sottolineo questo autore il versetto con cui nel secondo capitolo si introduce il secondo racconto della creazione è significativo. Il verso dice in ebraico Elle toledot ha-shamayim ve-ha-aretz be-i-bare-am. Questo è lo sviluppo del cielo e della terra nel momento in cui furono creati, nell'essere creati. Cioè non una descrizione, non più una descrizione asettica, ma come se fosse una descrizione in corso d'opera, tenendo conto anche di tutti i limiti di questa seconda creazione, che non è più la creazione ideale, la prima, ma è una creazione invece di tipo reale. E cosa volevo dire? Questo autore, per concludere questa parte, questo autore fa riferimento a questo proposito, spiega a questa stregua un passo del commento di Rashi, al primo capitolo di Bereshit, per spiegare l'alternanza dei due nomi divini. Elohim
rappresenta, l'abbiamo detto già la volta scorsa, la Middat HaDin, rappresenta nella Kabbalah, nella tradizione mistica ebraica, l'aspetto della giustizia divina. La giustizia è qualcosa di ordinato, è qualcosa che non presuppone per forza un rapporto personale. È ordinata e distaccata la giustizia. Non a caso, nel secondo capitolo, dove troviamo invece una maggiore relazione fra l'uomo e Dio, anche a costo di perdere qualcosa della perfezione del creato, subentra anche il tetragramma che indica invece la Middat HaRachamim, la misericordia divina che rappresenta appunto il rapporto fra l'uomo e Dio. Il Rashi, citando un Midrash a questo proposito, dice che Dio avrebbe voluto inizialmente creare il mondo secondo la giustizia, ma poi si è reso conto che la cosa non era possibile, che il mondo non sarebbe sopravvissuto a un progetto del genere, e quindi temperò la giustizia con la misericordia. Tradotto nei termini di questo autore, Dio avrebbe voluto un mondo ideale dove tutto era preordinato, non è stato possibile, questo mondo non sarebbe sopravvissuto, e quindi è subentrato un mondo basato sulla misericordia, sul rapporto interpersonale fra Dio e l'uomo, ma anche sulla rinuncia a una parte di questa perfezione originaria. Secondo me è una bellissima costruzione, effettivamente, che ci dà conto di come nel mondo ebraico anche contemporaneo sia vivo il dibattito su questo argomento. E nell'ambito del dibattito su questo argomento si colloca anche il testo che abbiamo già cominciato a studiare. Qual è, abbiamo visto, la interpretazione che dà Rav Soloveitchik all'alternanza di questi due capitoli? Non un'alternanza fra ideale e reale, come diceva quest'altro rabbino americano, ma un'alternanza fra due caratteri diversi dell'uomo. Esiste un primo Adamo ed esiste un secondo Adamo. Ci siamo dedicati la scorsa volta in particolare a leggere il primo capitolo che tratta del primo Adamo. Vi ricordate qual è la caratteristica fondamentale del primo Adamo secondo Rav Soloveitchik, cioè l'Adamo creato descritto nel primo capitolo? Si tratta di un Adamo in un certo senso creatore. Di Adamo si dice nel primo capitolo che è stato creato ad immagine divina. Come interpreta Rav Soloveitchik questo aspetto? Lo interpreta, c'è un bellissimo studio su un altro volume di Tradition, a cura di Walter Würzburger, che è uno degli editori della rivista, in un volume dedicato proprio interamente dedicato alla figura di Rav Soloveitchik, un testo assolutamente interessante, in cui si confrontano vari testi scritti da Rav Soloveitchik in epoche diverse della sua vita. E il quadro che viene fuori è il seguente. La tradizione ebraica classica interpreta la creazione ad immagine divina come virtù intellettuale. E la paternità di questa interpretazione naturalmente è del Maimonide. Certo, benissimo, del Maimonide. Cioè, Dio, l'uomo assomiglia a Dio in quanto ha una capacità di esercizio della ragione. Un'impostazione naturalmente intellettualistica molto forte. Rav Soloveitchik in diversi testi insiste invece sul fatto, attenzione, che la creazione dell'uomo ad immagine, l'immagine divina nell'uomo non è nella capacità di pensare o di ragionare, ma nella capacità di creare. È una cosa assolutamente, diciamo, particolare, evidentemente. In un altro testo parallelo, più diciamo precedente al nostro, scrive, fra l'altro, He is created in the image of God. L'uomo è stato creato ad immagine di Dio. But this image is a challenge to be met, not a gratuitous gift. Ma questa immagine è una sfida da raccogliere e non un dono gratuito. C'è sempre in Rav Soloveitchik questo aspetto della, chiamiamola così,
della sfida. La sfida in che cosa consiste? Nel saper creare. Il mondo è stato dato all'uomo perché lo elabori. Abbiamo già accennato la scorsa volta ad un'altra tradizione diversa da quella del Maimonide, che è quella del Nachmanide, il quale, commentando il versetto 28 del capitolo primo della Genesi, alla fine del primo racconto della creazione, dove Dio dice ad Adamo: riempite la terra vichivshua e assoggettatela, il Nachmanide scrive testualmente: Natan laem koach u'memshala la'asot kirzonam. Dio ha dato all'uomo la forza e il potere di agire nel mondo secondo la sua volontà, alla bema, alla chaya, alla zochale afar, su tutti i tipi di animali, compresi gli striscianti, dunque l'intoa vela akol, di piantare e sradicare, quindi riferito ai vegetali, livnot vela akol natua, di costruire e eradicare quello che è stato costruito, ed è una citazione del terzo capitolo del Coelet, umeararea tachzov nechoshet, e dalle montagne trarre il rame, che si riferisce al regno minerale. Quindi, sulla base di questa tradizione, Rav Soloveitchik elabora la sua idea dell'immagine divina, che è scritta nel versetto adiacente, come capacità di intervenire sul creato e di modificarlo, e di modificarlo a sua volta. Quindi l'uomo è, scrive in un altro testo ancora, è obbligato a to engage in creation, come si può tradurre dall'inglese, nel cercare di costruire, di creare, and the renewal of the cosmos, e nel rinnovamento del cosmo. Questo concetto è strettamente legato alla concezione cabalistica, quindi ha una visione molto diversa da quella del Maimonide, alla concezione cabalistica del Tikkun Olam, dell'uomo chiamato a rimediare a determinati danni primordiali del mondo, quindi a correggere il mondo, evidentemente, e a tutta una serie di concetti mistici. Qual è l'antesignano o l'antecedente diretto di Rav Soloveitchik in epoca più recente? Secondo il Rav Wurzburger, autore di questo articolo, andiamo sempre alla ricerca di quelle che possono essere le fonti, naturalmente, e le ritrova in un testo fondamentale del pensiero ebraico 7-800, che è il Nefesh HaChaim di Rabbi Chaim di Volozhin. Rabbi Chaim di Volozhin è stato il protagonista della prima yeshiva moderna in Lituania, ed è considerato tutt'oggi l'antesignano dell'ortodossia tradizionale, insomma. Anche nel Nefesh HaChaim, che è un testo filosofico fondamentale, secondo me varrebbe la pena di studiarlo, anche se è molto difficile, Rabbi Chaim di Volozhin elabora una sua teoria sul rapporto fra l'uomo e il cosmo, estremamente affascinante. Voi sapete che nella Torah e negli scritti dei nostri maestri, se ci comportiamo bene in questo mondo, ci viene promesso l'Olam Abba. L'Olam Abba è il mondo a venire, il mondo futuro. Su cosa sia l'Olam Abba e come si collochi, diciamo, nella storia del mondo, nella storia futura del mondo, non quella passata ovviamente, si discute fin dal Medioevo. Ma Rabbi Chaim Volozhin ha una sua teoria rivoluzionaria e molto moderna. L'Olam Abba non è qualche cosa che è stato già creato da Dio, messo in frigorifero e tenuto in serbo per i migliori di noi quando verrà il momento. No. L'Olam Abba è qualcosa che noi ci creiamo di volta in volta intorno a noi nel momento in cui eseguiamo il nostro dovere. È il prodotto diretto dell'esecuzione e dell'osservanza delle mitzvot. Non è qualche cosa di là da venire. È qualche cosa che noi creiamo intorno a noi stessi attraverso un certo tipo di azione, quella che è l'obbedienza a quello che Kadosh Baruch Hu si chiede di fare. Benissimo, ottimo. Cosa implica questa idea di per sé rivoluzionaria? Quindi ogni volta che noi facciamo una mitzvah ci creiamo intorno una fetta di Olam Abba. Allontaniamo da noi il male e
ci creiamo la nostra stessa ricompensa. Pensate al detto dei maestri: se ha mitzvah, mitzvah, la ricompensa di un precetto è il precetto stesso. Bellissimo. Sì, Rav Chaim di Volozhin dice in sostanza che l'uomo arriva a questo perché è dotato di creatività spirituale. Creatività spirituale. Ogni volta che facciamo una mitzvah noi creiamo qualcosa di nuovo, non è semplicemente la pedissequa osservanza di un ordine ricevuto. Questo significa che c'è nella capacità, è insita nell'uomo, la capacità di creare qualche cosa di nuovo. Benissimo. Qual è a questo punto la differenza fra Rabbi Chaim di Volozhin da una parte, a suo tempo, e Rav Soloveitchik oggi dall'altra? Rav Wurzburger dice questo. Quello che mancava a Rabbi Chaim di Volozhin è la visione della creatività umana come creatività concreta. Rabbi Chaim di Volozhin parla di capacità dell'uomo di creare solo nella sfera dello spirito. E dice, commenta, che Rabbi Chaim di Volozhin è ancora legato alla vecchia concezione dell'ebreo perseguitato, il quale non ha altro che i quattro cubiti della Torah intorno a sé, ma non ha la possibilità di agire nel mondo. E quindi Rabbi Chaim di Volozhin squalifica in partenza qualsiasi capacità dell'uomo di agire nel mondo. Rabbi Chaim di Volozhin rimane tuttora uno dei punti di riferimento della ortodossia tradizionale. Rav Soloveitchik si distacca da questo modo di pensare nel dire che la creatività dell'uomo non è soltanto di natura spirituale, o se moglie, la parte della creatività spirituale dell'uomo consiste proprio nella sua capacità di agire nel mondo, e noi siamo chiamati a farlo. Questa è la sua, diciamo, questa è la sua costruzione, per cui in questo modo Rav Soloveitchik ha attirato all'ortodossia, insomma all'osservanza tradizionale del mitzvot, tutta una parte del mondo, in particolare americano, che era viceversa, come si dice, legato a questo mondo, insomma, che era, e da lì nasce quella che viene chiamata l'ortodossia moderna, e il parziale distacco, in realtà non è un distacco assolutamente, è una reinterpretazione di determinati insegnamenti tradizionali in funzione appunto di questo. Cioè Rav Soloveitchik insiste sul fatto, e questo l'abbiamo visto nel nostro testo, che l'uomo ha la capacità e quindi il dovere di agire nel mondo e per il mondo. Vi ricordate queste bellissime pagine che stanno alla base di tutto. A pagina 22, richiamo ancora questo aspetto, viene richiamato ad un certo punto il concetto di imitatio Dei. Scrive Rav Soloveitchik, siamo intorno alla decima riga della pagina, egli è impegnato in un lavoro creativo cercando di imitare il suo fattore, imitatio Dei. Imitatio Dei è un concetto che esiste già nel Talmud, nel trattato Sotah, se ben ricordo, al foglio 15, è detto che come Dio veste gli ignudi, anche l'uomo deve vestire gli ignudi, e il riferimento è ad Adamo ed Eva. Come Dio visita gli ammalati, nel caso di Avram, quando si sottopose alla Milà, così anche noi dobbiamo visitare gli ammalati. Come Dio seppellisce i defunti, nel caso di Moshe Rabbeinu, che fu sepolto dalla divinità, anche noi dobbiamo provvedere ai funerali. Benissimo. È chiaro che l'imitatio Dei è su valori di carattere etico-religioso soltanto, giusto? Di carattere spirituale. Rav Soloveitchik allarga il concetto e dice che l'imitatio Dei consiste per l'appunto nel capacità dell'uomo di creare imitando in questo modo Kadosh Baruch Hu. Quindi una accezione molto più vasta del concetto, che non è soltanto di natura strettamente etico-religiosa. È chiaro? E anche questo ovviamente ha la sua storia, perché già troviamo questo concetto, Alachtabid Rachav, lo troviamo questa volta nel Maimonide, anche se si discute se è più il portato del pensiero platonico o del pensiero aristotelico, in realtà è molto probabile che si tratta di un pensiero genuino ebraico, di un'idea genuina ebraica che Rav Soloveitchik riprende e reinterpreta.
In cosa consiste quindi il primo uomo, così come lo abbiamo letto nel primo capitolo? In un uomo che va alla conquista del mondo. L'uomo creatore, dicevamo un attimo fa, giusto? L'uomo che va alla conquista del mondo. È l'uomo potente, l'uomo maestatico, come lo descrive Rav Soloveitchik, è l'uomo che imposta la sua vita sul valore del kavod e della dignità. In cosa consiste la dignità dell'uomo? Ne abbiamo parlato la scorsa settimana, secondo Rav Soloveitchik non è una concezione sociopolitica, va bene? Ma è una concezione primordiale, cioè fa parte della natura stessa dell'uomo che lo distingue dalle altre creature e dagli animali, consiste nella capacità di creare e di far progredire se stesso e il mondo intorno a lui. Per cui, vi ricordate quella bellissima pagina in cui dice che l'uomo moderno ha molta più dignità dell'uomo antico, perché l'uomo antico aveva molti limiti ovviamente nei suoi spostamenti, mentre l'uomo moderno non scrive ancora che va sulla luna, perché il testo è di poco precedente, del 1965, quindi non si parla ancora di questo, ma si parla dell'uomo che prende l'aereo da Boston e dopo poche ore è in grado di fare una passeggiata nel centro di Londra, vi ricordate questa espressione? Un uomo così, proiettato verso il progresso, ha molta più dignità dell'uomo delle caverne. Questa è la sua idea. Quindi una visione che abbiamo già identificato come molto utilitaristica dell'uomo, no? L'uomo che va alla ricerca del proprio utile. Ma è qui, nelle ultime righe di questo capitolo, che voglio introdurre prima di leggere, sono poche righe tutto sommato, si sviluppa un concetto diverso. E cioè, lo vedremo, si introduce l'idea che questo uomo, primo Adamo utilitarista, è anche legato all'estetica e a suo modo all'etica. Prima di leggere queste righe, è opportuno fare un ripasso di storia della filosofia. Non abbiamo qui professori che insegnano la materia questa sera, purtroppo. Comunque state tranquilli, non vi interrogo e soprattutto non vi metto voto. Direi che non si possono comprendere appieno quest'ultima pagina del primo capitolo di Rav Soloveitchik se non conosciamo per sommi capi il pensiero di un grande filosofo dell'Ottocento che si chiamava Soren Kierkegaard, che insieme a Kant costituisce a sua volta la maggior fonte, diciamo così, della presa dalla filosofia occidentale negli scritti di Rav Soloveitchik. La tabella che vi sottopongo è presa da un manuale di liceo e sintetizza il pensiero di Kierkegaard. Mi sento molto più tranquillo a non essere interrogato a mia volta, perché se ci fosse un professore. Qual è? Kierkegaard è un filosofo danese ed è nato nel 1813, tanto per, diciamo così, per temporalizzarlo, insomma, per definirlo cronologicamente. È l'epoca del pensiero hegeliano. Anche di questo abbiamo accennato le volte scorse. Chiedo scusa, ma un minimo di introduzione su questi argomenti la devo fare. Il pensiero hegeliano arriva a elaborare una teoria della conoscenza e del pensiero di un certo tipo, e la critica che Kierkegaard fa a Hegel è in sostanza che Hegel, che rappresenta l'ultimo stadio di una ricerca della teoria della conoscenza, di fatto si è completamente allontanato dalla vita degli individui. La vita degli individui non marcia, diciamo così, come vorrebbe Hegel. Il pensiero di Hegel può essere adatto allo spirito umano in senso generale, ma non alla vita concreta delle persone. La vita concreta delle persone non si muove secondo i criteri obiettivi che Hegel pensa di definire. E soprattutto, ovviamente qui la faccio il più semplice possibile,
La vita dei singoli individui è segnata dall'angoscia. È una vita, diciamo così, idealmente molto meno regolare di quello che Hegel in un certo senso fa credere che possa essere. Il pensiero umano è turbato nella vita di tutti i giorni da una insicurezza, chiamiamola così, che Kierkegaard chiama mera possibilità. La vita può svolgersi secondo determinati criteri, ma può anche svolgersi secondo criteri completamente diversi. Non è un fatto preordinato. E questo è un problema che ciascuno di noi avverte, ovviamente, nell'esperienza quotidiana, e cerca di risolvere in maniera diversa. E nei suoi testi, nei suoi scritti, Kierkegaard enuclea tre canali diversi che non sono necessariamente consecutivi, nei quali si indirizza l'uomo alla ricerca di una soluzione a questo problema esistenziale. Da qui il nome della corrente esistenzialista di questa filosofia. Quali sono questi criteri? Il criterio, diciamo così, più basso, da un certo punto di vista, è il criterio dell'estetica, quello che Kierkegaard chiama estetica. Cosa vuol dire estetica? Estetica vuol dire ricerca di una soluzione immediata ai problemi dell'esistenza attraverso l'eccezionale. Io vado sempre alla ricerca di qualche cosa che sia fuori dall'ordinario. In termini, insomma, il viaggio o lo spettacolo, lo sport estremo, cose di questo genere. Adesso faccio degli esempi, diciamo così, un po' triviali. È chiaro che Kierkegaard si esprime ad un livello molto superiore. È la ricerca caratteristica, guardate, oltre all'immediatezza, cioè alla ricerca di esperienze che di loro natura sono talmente eccezionali fuori dall'ordinario che ci danno una soddisfazione immediata. La ricerca del bello in senso lato. Questa passa attraverso la novità. L'uomo esteta è alla ricerca costante di qualche cosa di nuovo, perché nel momento in cui il nuovo invecchia, e ci mette pochissimo a invecchiare, come immaginate, perde la sua capacità di soddisfare. E quindi si torna all'angoscia. Com'è? E si torna all'angoscia. Si torna all'abitudine, cioè è la negazione dell'abitudine, d'accordo? La novità, l'avventura, come dicevo un attimo fa, l'avventura. E quindi in questo modo l'uomo si mette in una situazione di non scelta nel senso etico della parola. Diventa in un certo senso schiavo di questa, chiamiamola così, di questa costante ricerca dell'insolito. A lungo andare, o se vogliamo a medio termine, questo tipo di soluzione si risolve nella dispersione. L'uomo che va alla costante ricerca della novità chiaramente non ha più un punto di riferimento, si disperde, non ha più un punto di riferimento e il passo successivo è la noia. E il passo ancora successivo, che è, diciamo così, il fallimento, è la disperazione. A un certo punto l'uomo, o perché non trova più esperienze nuove da affrontare, o per schizofrenia, no? Entra nella disperazione. A questo punto, nel linguaggio di Kierkegaard, è necessario a quest'uomo compiere un salto e sperimentare una via diversa, che, ripeto, non è necessariamente la condizione, la conseguenza del fallimento della prima, può essere anche una scelta che l'uomo fa fin dall'inizio, d'accordo? Ed è la scelta etica, cioè la scelta di compiere una scelta, gioco di parole. Etica significa scegliere fra bene e male.
Non entriamo qui ovviamente nella definizione di cosa è bene e cosa è male, questo dipende dalle varie culture, entro certi limiti. È un modo per mettere ordine nella propria vita, nelle proprie esperienze e nelle proprie azioni. Cercare di darsi una regola, in sostanza. Si capisce che la sregolatezza non può essere la soluzione dei problemi esistenziali dell'uomo se non nell'immediato, se non come una sorta di pronto soccorso, ma a lungo andare deteriora, come abbiamo detto. E quindi subentrano altri valori come la fedeltà, la capacità di ripresa, la normalità e la continuità. Ma anche su questo subentra un valore che probabilmente per Kierkegaard non è così positivo, anche se per noi lo è, ed è il valore chiamato pentimento. Pentimento significa che pentimento significa probabilmente qualcosa come senso di colpa, che è una conseguenza di questa impostazione della vita. È interessante che nei suoi testi questi due aspetti della vita umana in Kierkegaard vengono identificati in due personaggi. L'esteta per eccellenza è Don Giovanni e l'eticista per eccellenza è il marito, con la M maiuscola, che si dedica naturalmente alla buona conduzione familiare, che fa contenta la moglie, che mantiene i figli, eccetera, eccetera, e che rappresenta a tutti gli effetti l'emblema della stabilità. Anche il canale etico, tuttavia, ha la sua crisi. Anche qui può subentrare un salto verso una terza categoria. Qual è questa terza categoria? Il religioso, che per Kierkegaard non è necessariamente etico, anzi, ovviamente Kierkegaard identifica la religione col cristianesimo e il rapporto con l'assoluto passa attraverso dei concetti che possono essere razionalmente assurdi. Mentre l'etica ha una base razionale in linea di massima, la religiosità no. Questo è il pensiero di Kierkegaard, non sto dicendo che noi lo raccogliamo questo, anzi, d'accordo? E quindi la vita religiosa è basata sui valori della fede, della solitudine, e questo è un valore che in Rapsolo Vecic abbiamo già trovato, vi ricordate? Il concetto di solitudine, perché l'uomo religioso finisce per essere solo con se stesso. Il concetto di paradosso, e questo è un termine che Rapsolo Vecic adopera, quando dice la Kedushah non è un paradiso, ma è un paradosso, perché la religione pretende di risolvere i problemi dell'uomo in maniera paradossale, cioè fornendo delle interpretazioni assurde che negano in molti casi la razionalità, fino a giungere allo scandalo. E per scandalo si identifica alcuni concetti della fede cristiana, alcuni dogmi del cristianesimo, che sono assolutamente al di fuori della realtà razionale. La figura emblematica di questa terza fase è Abramo, nella sua interpretazione, ovviamente. E in questo modo si passa dalla disperazione conseguente alla prima esperienza, che è quella estetica, dalla disperazione del finito alla fede nell'infinito. In definitiva, Kierkegaard conclude dicendo che soltanto nella fede cristiana c'è, diciamo, non solo una salvezza per l'individuo sul piano teologico, ma anche un superamento dell'angoscia esistenziale. Questa è la sua idea, ovviamente, non possiamo impedirgli di pensare secondo la sua tradizione e secondo l'educazione che aveva ricevuto. Perché sono importanti questi concetti? Perché ritroviamo l'alternanza etica-estetica nella pagina di Rapsolo Vecic, che leggeremo fra poco, e cercheremo di abbozzare quelle che possono essere le differenze rispetto al pensiero di Kierkegaard. Ma prima di far ciò voglio rileggere con voi un articoletto che avevo scritto per il notiziario della comunità quasi 10 anni fa, è stato scritto nel dicembre del 2007 per in previsione di Hanukkah, in cui riporto un commento di Shimshon Raphael Hirsch. Quindi siamo
nella Germania ebraica della seconda metà dell'Ottocento, quindi siamo, diciamo, cronologicamente in parallelo con Kierkegaard. Non sappiamo ovviamente se Shimshon Raphael Hirsch avesse letto Kierkegaard oppure no. A proposito di un altro capitolo di Bereshit, i figli di Noach. Nella seconda parte della parasha di Noach si racconta del famoso incidente che occorse al padre. Chiamiamolo così, il padre si ubriacò, si diede a comportamenti licenziosi e i tre figli assunsero nei suoi confronti atteggiamenti diversi. Vediamo cosa avevo scritto al suo tempo. Ero partito citando i versetti della Torah, questi a questo punto rileggiamolo. I figli di Noach usciti dall'arca erano Shem, Ham e Yefet. Ham è il padre di Kenan. Questi tre sono i figli di Noach, da essi si diffuse la popolazione in tutta la terra. Noach, agricoltore, fu il primo a piantare la vigna. Bebbe del vino, si ubriacò e si scoprì dentro la sua tenda. Ham, padre di Kenan, vide la nudità del padre e lo disse fuori ai suoi due fratelli. Shem prese il mantello insieme a Yefet, lo posero sulla schiena di ambedue e camminando a ritroso coprirono la nudità del padre senza vederla, poiché avevano il viso rivolto all'indietro. Noach, destatosi dal vino, seppe quello che gli aveva fatto suo figlio minore e disse: maledetto che Naan sia servo dei servi dei suoi fratelli. Disse poi: benedetto il Signore Dio di Shem, che Naan sia loro servo. Dio conceda a Yefet estesi confini e abiti nelle tende di Shem. Che Naan sia il loro servo. Tre diversi atteggiamenti. Ham, o Kenan, che era suo figlio, adesso non entro qui nel fatto che il testo li scambi, va bene? È chiaramente il figlio indecente. Quello che vede la nudità del padre, si limita a raccontarlo ai suoi fratelli e i nostri commentatori insistono sul fatto che lo fece in modo scherzoso. Cioè, non con l'idea di aiutare il padre, ma con l'idea di deriderlo nel momento in cui il padre non poteva reagire. Quindi rappresenta quella parte dell'umanità, diciamo così, contraddistinta da un carattere brutale. Quello che interessa di più di questi versetti è il rapporto fra Shem e Yefet. Adesso vi anticipo quello che poi velocemente leggeremo. Chi prese l'iniziativa di intervenire a temperare l'intemperanza del padre è stato Shem, che prese il mantello insieme a Yefet. Cosa leggiamo da qui? Leggiamo qui che Yefet si limitò ad aiutare Shem in un secondo momento, ma non prese l'iniziativa. Quindi Yefet in un certo senso si colloca fra Shem e Ham, anche se certamente è molto più vicino a Shem. Il riflesso di questi diversi atteggiamenti si ha nella reazione del padre una volta che si sveglia. Che Naan o Ham, che dir si voglia, viene maledetto e a più riprese viene condannato alla servitù nei confronti degli altri due fratelli. La benedizione piena viene data a Shem, mentre a Yefet viene concessa una sottobenedizione, chiamiamo così, nel senso che comunque gli viene detto sì, Dio conceda a Yefet estesi confini, ma abiti nelle tende di Shem. Quindi c'è comunque una dipendenza anche di Shem rispetto a Yefet. È evidente dall'impostazione del racconto che la Torah gli attribuisce una grande importanza per le sorti dell'umanità post-diluviale. Come nota il famoso commentatore tedesco dell'Ottocento, Shimshon Raphael Hirsch, i tre figli di Noach non sono semplicemente i progenitori di tre fette del genere umano, ma sono anzitutto i portatori di altrettanti culti, altrettante culture o sistemi di valore. Lo si vede da come reagiscono all'imbarazzante situazione. Posto di fronte all'ebbrezza e alla nudità di suo padre, Ham reagisce deridendolo. Egli è il rappresentante di una cultura materiale fondamentalmente rude. Il padre lo condannerà ad un destino di servitù. Diverso è il caso dei due fratelli Shem e Yefet. Essi concordano nel rispondere al problema in modo costruttivo, ma è bene farlo notare, il punto di partenza, la spinta all'azione, non è comunque la stessa in entrambi.
Vaikach Shem Vayefet, il verbo prese è scritto al singolare, anche se le persone soggetto sono due. E logica vuole che il verbo al singolare concordi con il primo dei due soggetti, ovvero Shem. In altre parole, il testo ci vuol dire che l'iniziativa di coprire il padre con il mantello venne solo da Shem e Yefet si limitò ad appoggiarla. La spinta etica, commenta Hirsch, è tipica di Shem. Per lui la nudità del padre è immorale. Yefet, e qui sta l'originalità del commento, Yefet la approva perché constata alla prova dei fatti che essa è valida sul piano a lui più consono, quello estetico. La nudità del padre è semplicemente indecorosa. L'etica è un riflesso dello spirito. L'estetica, l'arte, è ancora una via di mezzo, una sintesi fra spirito, rappresentato da Shem, e materia, rappresentato da Ham Kenan. Il diverso carattere di Shem e Yefet si riflette a sua volta nella berachà che riceveranno dal padre. Dio, la fonte di ogni morale, resta patrimonio di Shem, abiterà nelle sue tende. Se fate attenzione, e su questo i maestri del Talmud discutono, chi è il soggetto della frase abiti nelle tende di Shem? Dio conceda a Yefet estesi confini e abiti nelle tende di Shem. Abiti può essere riferito a Yefet, ma può essere riferito anche a Dio. Quindi chi sta nel chi è il patrimonio di Shem? Dio, la fonte di ogni morale. A Yefet viene promessa in cambio larghezza di mezzi materiali. Il versetto, peraltro, può essere interpretato in modo differente. Chi è il soggetto della frase abiti nelle tende di Shem? Dio o non piuttosto Yefet stesso? In tal caso, il significato della berachà si arricchisce notevolmente. Non ho obiezione alcuna, direbbe Noach, che Shem accolga nelle sue tende il senso artistico proprio di Yefet, purché si ricordi sempre che la sua vocazione è un'altra, quella di essere l'ispiratore etico dell'umanità. Ci fermiamo qui perché poi il resto riguarda soprattutto Hanukkah, ma direi che l'essenza del commento di Shimshon e Fael Hirsch sia molto chiara. D'accordo? Quindi c'è questa duplicità dell'estetica e dell'etica. Vorrei leggere con voi l'ultima pagina, penso che per oggi abbiamo, perché poi il secondo capitolo è una cosa completamente diversa, ovviamente. Il primo Adamo, mi riferisco alle ultime righe di pagina 22, ce l'avete? Il primo Adamo non è soltanto un teorico creativo, scrive Rav Soloveitchik, egli è anche un esteta creativo. Confeziona idee con la sua mente e bellezza con il suo cuore. Cioè non è soltanto un utilitarista nel senso più materialista del termine, sarebbe sbagliato pensarla così, ma è uno che va anche alla ricerca del bello. Egli trae godimento tanto dalla propria creatività intellettuale quanto da quella estetica e ne è fiero. Un commentatore dice che qui probabilmente c'è un'influenza del Nietzsche più giovane, il quale sostiene che l'arte è stata inventata dall'uomo per controbattere o contrastare le brutture della vita. Egli inoltre esprime la propria creatività nel mondo della normativa. E qui si passa dall'estetica all'etica. Legifera per se stesso norme e leggi, in quanto un'esistenza degna è un'esistenza ordinata. Qui c'è una chiara dipendenza dal pensiero kierkegaardiano. L'etica di cui si parla qui non è l'etica che sarà poi del secondo Adamo, che sarà un'etica molto più profonda. Qui è un'etica sempre al servizio dell'utile. Cioè l'uomo arriva a capire che l'utile passa attraverso il bello, ma anche attraverso l'ordine. Etica nel senso di ordine più che non di morale, in senso puro. Anarchia e dignità si escludono a vicenda. Bellissima questa frase. Abbiamo visto prima come la dignità, il kavod, sia al centro del progetto del primo Adamo, giusto? A un certo punto il primo Adamo si rende conto che se non si dà una regolata, il mondo che si sforza di creare va a pallino. Egli si riferisce costantemente a questo mondo, è orientato verso la finitudine ed è incentrato sulla bellezza. Ecco, non c'è una prospettiva ultraterrena, è sempre legato all'utile di questo mondo. Il primo Adamo è costantemente un esteta,
anche quando è impegnato in una prestazione intellettuale o etica. La sua coscienza è stimolata non dall'idea del bene, ma dall'idea del bello. La sua mente ricerca non il vero, bensì il piacevole e il funzionale, che si radicano nella sfera estetica e non in quella etico-noetica. Leggerei anche la nota 14, che rimanda a una lezione che abbiamo fatto qui un anno fa, o poco più, dove ci siamo soffermati sui primi capitoli del Morene Buchim di Rambam, del Maimonide, a proposito del peccato del primo uomo. Come spiegare il peccato del primo uomo? È utile rilevare, scrive Rav Soloveitchik, che Maimonide interpretò la caduta dell'uomo in termini di tradimento della sfera intellettuale ed etica a favore di quella estetica. In cosa è consistito il peccato del primo uomo? Il versetto in ebraico Etz Adda'at Tov Vara fu infatti reso da Maimonide come l'albero che fa provare il piacevole e lo spiacevole. La domanda che pone questo capitolo di Bereshit è: se l'uomo non aveva senso morale, che senso aveva metterlo alla prova? Vi ricordate che abbiamo discusso a lungo di questo? E la risposta che Maimonide dà è: in effetti, il senso morale era proprio quello con cui l'uomo fu creato. Inteso senso morale come senso del bene assoluto e del male assoluto. Che novità ha portato il peccato del peccato? Che l'uomo ha perso la concezione del bene assoluto e del male assoluto e l'ha sostituita con quella del bene relativo e del male relativo, cioè ciò che è utile barra piacevole e ciò che è dannoso barra spiacevole. Questa è l'idea di fondo. Nel fare tutto questo, torniamo al Rav Soloveitchik, il primo Adamo prova a perseguire il mandato affidatogli dal suo creatore, che al calare del misterioso sesto giorno della creazione, sì, perché siamo nel primo capitolo di Bereshit, si rivolse all'uomo intimandogli di riempire la terra e soggiogarla. Il versetto di cui abbiamo citato prima il commento di Nachmanide, ve lo ricordate? Fu Dio a decretare che la storia del primo Adamo fosse l'eccezionale saga di liberazione dell'uomo schiavo, gradualmente trasformante se stesso in uomo dominatore. Nel perseguire questo obiettivo, mosso da uno stimolo imperioso a cui non può che obbedire, il primo Adamo trascende i limiti del ragionevole e del probabile e si avventura per gli spazi sconfinati di un universo illimitato. È la descrizione dell'uomo conquistatore. Persino questo ardente desiderio di immensità, indipendentemente da quanto possa essere avventuroso e fantastico, è legittimo. Il tentativo umano di raggiungere le stelle più remote è agire in armonia con la sua intima natura, che è stata creata, voluta e diretta dal suo creatore. In altre parole, la capacità dell'uomo di andare oltre i propri limiti non è affatto una hybris, come dicevano i greci, non è affatto una tracotanza, è la risposta ad uno stimolo di Dio stesso. E quindi non c'è niente di male ad andare sulla Luna, in sostanza, dice lui. Questo è stato scritto 4 anni prima dello sbarco sulla Luna, attenzione. Si tratta quindi più di una manifestazione di obbedienza che di ribellione alla volontà di Dio. E così, conclusivamente, abbiamo ottenuto la triplice equazione che segue: umanità uguale dignità, dignità uguale responsabilità, vi ricordate che ci siamo soffermati su questo la volta scorsa, e la responsabilità uguale regalità. L'uomo in questo modo raggiunge un livello regale. Cosa fa qui Rav Soloveitchik? Ne parleremo le prossime volte. In sostanza ci viene a dire che la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e tutto quello che segue non è in contrasto con la prescrizione divina, come il pensiero occidentale ha dibattuto per secoli, il contrasto fra fede e ragione, ma è parte di un disegno divino che l'uomo è chiamato a portare avanti. Vedremo naturalmente quali saranno le conseguenze di tutto questo in corso. Grazie a tutti per questo intervento e buona serata. Il principio del Keren Kayemet sull'uomo lavoratore e creatore è questo: dice, il Padre Eterno ha creato il deserto perché il Keren Kayemet lo potesse far fruttare.
Ringraziamo naturalmente per questo spot pubblicitario del Keren Kayemet che finanzia i nostri progetti. Attenzione. Buona serata a tutti.